Bentrovati amici della Non Solo Libri, siamo aperti, effettivamente siamo aperti. Questo video lo vedrete un po' più in là, insomma saremo già aperti più o meno da una settimana, 10 giorni credo, a conti fatti. E un bel po' di novità sono arrivate, ne andiamo ad analizzare alcune, brevemente, velocemente, in questo caso veramente una sorta solo ed esclusivamente di visione, ecco, di quello che è uscito, anche perché il tempo che abbiamo avuto a disposizione poi per andare ad analizzare realmente bene, perfettamente tutte queste grandi opere non è stato così tanto, anche perché insomma il materiale, come avete visto se ci seguite su tutti i nostri social, le liste che avete visto, il materiale è veramente stato tanto, quindi insomma anche noi abbiamo bisogno di tempo per rirodare la nostra fame di lettura, insomma. Bene, per il resto, come sempre, bam, eccolo qui! Iscrivetevi a questo canale se non l'avete ancora fatto, condividete, fatelo sapere agli altri, squillino le trombe, insomma. Mettete un bel mi piace a questo video e a tutti gli altri che andrete a vedere e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti quelli che saranno i video a venire. E per il resto, naturalmente, seguiteci su tutti i nostri social, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter, dove volete voi, quello che vi è più comodo. Tanto noi facciamo un copia e incolla di tutto quello che postiamo, proprio per far sì che tutti possiate ricevere le informazioni sul social che preferite, senza dover per forza di cose iscrivervi a quello che non vi piace, che non volete assolutamente, insomma. Bene, bando alle ciance, come sempre partiamo con questa carrellata di meravigliosi titoli a fumetti. Sigla! Iniziamo! Allora, iniziamo con Star Comics. Allora, Dr. Stone 10, boom! Eccolo qua, voilà! Dr. Stone 10, continuano le peregrinazioni di Senku e di tutti i suoi compagni. Straordinari disegni, Boichi è top e chi dice il contrario non ha capito niente. E naturalmente in questo caso però, vabbè, come storia lui, come sceneggiatore non è male, anzi, molto molto bravo, Sanken Rock è meraviglioso, ma, insomma, magari esagera in determinate tematiche che per uno shonen, tra virgolette, magari non vanno completamente bene. In questo caso è affiancato da Riichi Inagaki, che sta effettivamente sviluppando una storia meravigliosa. Se non l'avete ancora letto, se non avete visto l'anime, beh, vi consiglio di farlo. Perché? Perché si imparano tante cose. È un modo buono, intelligente, maturo, ma anche facile di avvicinarsi anche a determinati, come posso dire, nozioni scientifiche. Perché? Perché lo scoprirete solo leggendolo. 4,50€, Star Comics, avete visto qualche immagine, se nel caso non avevate ancora visto niente di Boichi o niente di Dr. Stone, in questo caso finalmente inizia l'era dell'esplorazione. È proprio bello perché ogni piccolo pezzo del manga, della storia, ha in qualche modo rivalutato una parte della storia della vita umana sul pianeta Terra. Bello, bello, bello. Passiamo al prossimo titolo. Voilà! Boom! Secondo titolo Star Comics, The Seven Deadly Sins. Lo conoscete in tanti, se non tutti. Una delle storie, lo sapete, ve ne ho già parlato tante volte, fantasy, medieval fantasy, che a me personalmente mi è piaciuta di più. Mi sono innamorato di questa straordinaria storia che credo, piano piano, sia sul finire. È uscito uno spin-off, si chiama The Seven Deadly Sins, Seven Days, numero 1, bomb, che è in qualche modo dedicato ad alcuni personaggi del mondo di Seven Deadly Sins. Ban, ad esempio, che vedete qui, la Harlequin, insomma, un particolare momento che riguarda un pezzettino di tempo prima della Grande Guerra. Soprattutto dedicato naturalmente al re del Folletti, che è scomparso, e Hélène, la regina, chiamiamola così, dei Folletti, di cui si innamora Ban, che ha continuato a proteggere la foresta. Quindi quel momento particolare che sulle pagine della storia, diciamo, classica di The Seven Deadly Sins, ci sono state raccontate più volte, e anche per analizzare naturalmente la grande rabbia che Ban ha nei confronti dei vari personaggi cattivi o meno che si sono susseguiti all'interno della storia. 4,50€, senza sovracoperta, come Dr. Stone. Se amate The Seven Deadly Sins, è quello spin-off non filler che va veramente ad aggiungere, credetemi, qualcosa in più
rispetto alla storia principale. Quindi, come sempre, è da fare per forza di cose. Assolutamente. Cambiamo pagina. J-pop! E iniziamo con qualcosa di veramente gustoso. Non è un fumetto, è una novel dedicata allo straordinario Final Fantasy. Voilà, One Way to a Smile. Allora, uno dei... la novel che in qualche modo, se poi siete stati, siete amanti soprattutto della saga di Final Fantasy e remake del 7 adesso, non a caso, eccetera eccetera, del 7 che è tra i Final Fantasy più amati in assoluto per la sua complessità, per la storia che c'è dietro, per i personaggi, la caratterizzazione di essi e quant'altro, beh ragazzi, è una delle cose da fare, da avere assolutamente. Una sorta di epilogo, cioè ci si andrà ad addentrare ancora di più in tutte quelle che era la base della storia di Final Fantasy VII, ma non solo, andremo ad approfondire maggiormente tutta la logica dei personaggi e non solo, per creare veramente un contesto non differente, ma che deve solo ed esclusivamente spingerci a conoscere ancora meglio questo straordinario mondo che veramente, che siete detrattori o fan, è una delle storie fantasy giapponesi più belle in assoluto. Guardate, io personalmente Final Fantasy mi ricordo che l'8 lo giocai sulla PlayStation 1 naturalmente e andai a... mi comprai una PlayStation 1 NTSC per comprarlo in giapponese, per poter avere la memory card con l'LCD per far crescere il chocobo per poterlo finire al 100%. Insomma, immaginatevi la mia malattia mentale. Quindi, fondamentalmente, una delle light novel forse più belle, più riuscite in assoluto, uscite dell'ultimo periodo, che riguarda naturalmente qualcosa di concreto, in questo caso la storia di uno dei più bei videogiochi in assoluto esistenti. Passiamo al prossimo titolo J-pop. Voilà. Ragazzi, ne abbiamo parlato veramente da tirarvelo fuori dalle orecchie. Che cosa sto dicendo? La regina d'Egitto, boom, è uscito il numero 2, bellissimo. Cioè, si conferma uno dei migliori titoli del 2020. Non ci sono cavoli. Ambientazione, disegni, diciamo realizzazione dei personaggi, concretizzazione, spessore dei personaggi e soprattutto tutta la parte storica, quello di cui tutti noi siamo affascinati, delle piramidi, di Tutankhamon, di Cleopatra, per così dire. Naturalmente il periodo storico è diverso, la regina che assomiglia a Cleopatra non è lei, è comunque un periodo storico realmente conosciuto, che poi viene naturalmente, come dicevo prima, romanzato in questo straordinario capolavoro a fumetti. Sovracoperta 6,50€, non vi ho detto quanto costava One Way to a Smile, scusatemi, 14€ il romanzo, ricordatevi quello che avete visto prima. Bello sempre, sovracoperta, avete visto o state vedendo nei filmati, la cura dei dettagli tipografici che J-pop mette sempre in tutta la sua produzione, ma in questo caso secondo me ha fatto un gradino ancora più in là per quel che concerne la qualità. Quindi che cosa devo fare? Non ve lo posso consigliare? Eh beh, sì che lo devo fare, insomma. Quindi ragazzi, veramente, la regina d'Egitto 2 e poi in tutte le vostre fumetterie dove andate, non mi interessa eccetera, mettetelo in abbonamento per non perderne neanche un numero, perché è veramente qualcosa da avere assolutamente. Cambiamo pagina. Vi farò vedere contemporaneamente due cose, non ne andremo a parlare perché in realtà sono i numeri 1 ristampati da parte di Panini Comics. Una è una Discovery Edition, quelle che escono dei grandi successi Panini Comics a un euro dopo un tot con una copertina diversa, anche solo ed esclusivamente per o incuriosire chi ancora non è caduto nella trappola golosa del determinato titolo, o chi effettivamente vuole comunque averlo, collezionarlo perché costa solo un euro, vuole regalarlo a qualcuno e via dicendo, insomma. E poi un'altra che è uscita da poco, noi ne abbiamo ancora, è ritornata un po' nel circuito e nel mercato, è una limited edition in questo caso, di un altro grandissimo capolavoro che è finito da poco. Da una parte appunto abbiamo One Punch Man, boom, Discovery Edition numero 1, un euro ancora per poco, lo trovate nei negozi, quindi ragazzi fate una corsa, prendetene una copia, perché uno costa un euro, due, anche se non vi è mai balenato di voler fare One Punch Man, i disegni di Murata sono talmente belli, la storia è stupenda, ma anche solo avere un numero per guardare
deliziarci con questo grandissimo autore, insomma. E dall'altra parte abbiamo, boom, Naruto, la limited edition per il 20° anniversario di questo straordinario shonen che ha fatto la storia come tanti altri. Detrattori o meno, a chi piace, a chi no, chi lo ha amato ma lo ha odiato, contemporaneamente questo sono io, e via dicendo, però è Naruto e almeno un numero a casa bisognerebbe averlo, solo ed esclusivamente per ricordarci un particolare periodo storico del fumetto, che sono appunto gli anni 2000. Veramente particolare, in questo caso invece costa 4,90€, ripeto, era, non dico fuori catalogo, ma era difficile riuscire a recuperarli prima della pandemia, qualcosa è ritornato disponibile, almeno da noi, ma sappiamo anche da tanti altri nostri colleghi, cercate di recuperarlo, anche se non ve ne frega assolutamente niente di Naruto. Passiamo al consiglio vero e proprio di Panini. Allora, per quel che concerne Panini, poi vedremo anche degli americani eccetera eccetera, ma adesso ci concentriamo su un manga che ho scelto rispetto a tutti gli altri che sono usciti. Perché? Perché è il numero uno, perché è una saga che, ragazzi miei, credo di essere uno dei pochi a non averla a cui piacciono i tatuaggi, a non aver ritatuato qualcosa addosso di questo brand, perché ormai è un brand. Avete capito di che cosa sto parlando? Naturalmente di Star Wars Lost Stars. Eccolo qui. Allora, è un manga, è uscito da pochissimo, non tanto in Italia ma in generale, che racconta l'adattamento del romanzo di Star Wars Lost Stars. Per i più grandi fan in assoluto, che hanno tutto di Star Wars, il romanzo, sanno di che cosa parlava eccetera eccetera, in questo caso è proprio l'adattamento, non è male. Allora, poi vedrete o state vedendo naturalmente i disegni, mi hanno ricordato, permettetemi, un po' Tite Kubo. Perché? Perché non ci sono assolutamente scenografie dietro, cioè hai solo la figura, il mezzo busto e quant'altro del molto delineato, molto fatto molto bene, quindi per l'amor di Dio, e poi basta. È molto statico, almeno il primo volume, non è, ci si aspetta magari da Star Wars qualcosa di un pochino più esagitato, in realtà in questo caso ci sono molti dialoghi, molti momenti apatici, che credo servano un po' per far sì che si entri realmente in quello che è di base il concetto di Star Wars, che non è solo una battaglia a spade laser e a T-Fighter e X-Wing, assolutamente no, c'è tanta politica, c'è pensiero, c'è filosofia. Una volta che riusciremo a capire questa cosa, questo bellissimo manga, nonostante, vi ripeto, un po' la mancanza nel disegno di caratterizzazione eccetera, una miniserie tra l'altro di 3 volumi senza sovracoperta ma bello corposo a 4,90€, è boh, forse quella cosa che se siete fan farete obbligatoriamente, ma se non lo siete mai stati, un buon modo per poter entrare a far parte del mondo di Star Wars. Cambiamo pagina. Allora, Panini Comics, Marvel Comics. C'è un autore, una coppia in questo caso, poi viene singolo e poi vabbè, va per la sua strada, che con i suoi disegni, ve lo dico da una vita, ha cambiato radicalmente modo, in questo caso a livello grafico, di interpretare il fumetto supereroistico americano. Facendo che cosa? Rompendo quella che potremmo chiamare la quarta parete. Cioè andando proprio a strappare le vignette, far uscire i personaggi e far sì che i protagonisti o i personaggi parlino con il lettore. Chi è? Todd McFarlane, e naturalmente inizialmente coadiuvato da Michielin. Ecco qua, voilà, li vediamo qui. La Amazing Spider-Man, Todd McFarlane Collection e via dicendo, in un formato che a me non piace, assolutamente non mi piace il formato, chiamiamolo Bonelli così, per i fumetti americani, perché si perdono un po' le tavole, viene un po' tutto ridimensionato, però è un modo economico per poter recuperare uno dei cicli narrativi dedicati all'uomo ragno, al ragnetto, al piccolo Peter Parker, per modo di dire, qui beh, non è comunque piccolo, ma e di un grandissimo duo, e soprattutto dal punto di vista grafico della nascita di una delle star del fumetto mondiale, che è appunto Todd McFarlane, Spawn e quant'altro. Insomma, ragazzi, 4,90€ se non erro, sì, è davanti. Siamo al numero 3, qui ho i primi due, il numero 3 non l'avevo al momento disponibile del video, nel senso che non lo trovo, cioè sinceramente è da qualche parte ma mi sono perso un po', volevo subito fare questo video perché sono in quasi apertura, quindi mi trovo con i minuti contati.
io, se voglio dire, volessi comunque recuperare o andare ad analizzare quel periodo storico del fumetto americano e di Spider-Man e di Todd McFarlane, beh, è un modo sicuramente appunto economico e facile per poterlo fare. Quindi lo farei a tutti i costi. Il ritorno, beh, sembra, voglio dire, noi abbiamo aperto il 4 maggio, no? Che è ormai diventata la festa di Star Wars. È uscito Star Wars Lost Star, appunto il manga, ed è uscito in periodo quarantena, non ho voglia di rifare tutto il discorso di Panini, che non ha assolutamente nessun tipo di rispetto nei confronti delle fumetterie, ma chi se ne frega. È uscito del grandissimo Leo Ortolani Star Raz, una nuova storia, eccola qua. Il primo numero, non so se anche il secondo, ma credo di sì, con due variant, lato scuro, lato chiaro. La nuova parodia degli ultimi film di Star Wars, che alcuni hanno amato, altri invece hanno assolutamente odiato. Ma chi se ne frega, è Star Wars e comunque sia continueremo a guardare a prescindere. Da Mandalorian è bellissimo, quindi andate a vederlo. In ogni caso, il mondo di Ratman, abbiamo appunto le due cover, costa... Non mi ricordo. 3 euro, quindi anche poco. Il formato, lo vedete, è molto interessante, ricorda un po' quegli albi, un po' della Corno, eccetera, di una volta, anche se magari qui abbiamo il cartoncino e quant'altro. Ratman dell'universo di Star Raz è scomparso e quindi i cattivi sono ritornati a prendere potere. E una giovane orfanella cercherà di fermare il male, insomma. Vedremo come interpreterà il grandissimo maestro Ortolani questo nuovo ciclo narrativo dedicato a Star Wars e a Star Raz, naturalmente. Veramente divertente, sicuramente, da fare. Poi il costo è talmente esiguo che due risate ce le strappa, e quindi, dai, 3 euro si possono tranquillamente donare. Passiamo al prossimo, penultimo titolo, universo Disney e universo PK. Boom! Allora, ragazzi, che dire? PK è forse uno dei pochi personaggi disneyani a essere uscito dal suo ruolo di intrattenitore per bambini, per adolescenti, ok? E essere divenuto qualcosa di un attimino più adulto e maturo. Ma i PK sono due, c'è Paperinik e PK, lo sappiamo, no? PK è una sorta di universo parallelo dove Paperino, nelle vesti di Paperinik o di PK, è fondamentalmente un supereroe vero, ok? Perde un po' della sua sfortuna per essere effettivamente molto più incisivo. In questo caso il grandissimo Tito Faraci cerca di... nel 2014, quindi una sorta di sua personale sfida, di prendere il personaggio di Paperinik, quindi il supereroe sfortunato, dove, che è naturalmente interpretato da Paperino, un Paperino vero, il Paperino dell'universo Disney classico, ok? E fargli affrontare le sfide che ha affrontato PK. È un modo, veramente, se non l'avete mai letto nel 2014, vi giuro, una delle più belle storie dedicate a PK. Perché? Perché fonde l'universo disneyano, ripeto, romantico, mettiamola così, insieme all'universo disneyano action. Quindi, io lo prenderei se fossi voi. È un cartonato veramente bello. Disney Deluxe, questa linea, chiamiamola così, di Panini Comics, dedicata ai capolavori Disney, è fatta veramente bene. Riporta un po' indietro quando c'erano, che ne so, anche Alessandro Editore, eccetera, questi bei cartonati francesi, franco-belga, eccetera, che si compravano avidamente un po' di anni fa, che sono un po' spariti. In questo caso 15,90€, io lo farei se fossi in voi, sicuramente. Passiamo all'ultimo titolo. Ultimo titolo, ragazzi, mi sono tenuto la ciliegina sulla torta veramente per la fine. Charles Forsman, se non vi dice niente, e se non vi dice niente nemmeno serie televisiva Netflix, ma naturalmente tratta dal bellissimo The End of the Fucking World, ragazzi, avete un problema, dovete andare a leggere naturalmente The End of the Fucking World, vedere la serie televisiva Netflix e poi leggere il bellissimo I'm Not Okay With This, boom, anch'esso anche serie esclusiva Netflix. Perché? Perché l'autore Forsman riesce a scrivere quello che può essere considerato il manifesto dell'adolescenza moderna, a farci capire completamente e perfettamente il disagio che oggi gli adolescenti vivono e le difficoltà che hanno di affrontare tutto questo.
Perché sapete che cosa? Quando ero adolescente io, ci veniva detto non preoccuparti, quando crescerai le cose miglioreranno, ok? Oggi no, non è più così. I ragazzi sanno che le cose non andranno affatto bene quando crescerai. Assolutamente no. E non sappiamo noi adulti di che cosa possono aver bisogno in questo momento. Siamo confusi, tutti. Viviamo un periodo che è massacrante mentalmente e fisicamente. Lui non vuole darci una cura o un modo per cercare di cambiare le cose. Ci vuole solo far capire come le persone, come i ragazzi vivono questo momento. Soprattutto perché, ad esempio, come la protagonista della storia, una ragazza che ama un'altra ragazza che vive la sua adolescenza ancora più in difficoltà. Veramente bello. 16 euro 001 edizioni, se non lo fate, se non vi avvicinate anche a questo genere di storie, di realtà, di slice of life, chiamatele come volete, veramente vi mancherà sempre un pezzo di realtà del fumetto. E non è una cosa da fare, perché il fumetto è bello nel momento in cui si riesce ad analizzare nella sua interezza, nella sua completezza. Basta, passiamo ai saluti. Insomma ragazzi, anche per oggi è tutto, abbiamo visto un bel po' di titoli che spero vi siete segnati, se non tutti qualcosa, che vi possano rientrare nella vostra biblioteca perfetta personale e che vi possano portare fisicamente in fumetteria. Dai, mascherina, ci si lava le mani, insomma, si sta attenti, ma si può finalmente tornare ad acquistare in tutta sicurezza, ok? E soprattutto a portarsi a casa le nostre gioie, che sono i fumetti, magari qualche gadget, dai, chi lo sa, insomma. Vi aspettiamo, se siete della zona o nella zona, oppure su tutti i nostri social. E anche al prossimo video. Ciao!